Adesso è stato, diciamo così, ufficialmente ratificato quello che è, diciamo, la fine del percorso di risanamento di questa azienda che è durato 3-4 anni. Siamo arrivati a questo momento a un bivio, a un momento di svolta, proprio al momento in cui adesso dobbiamo pensare alla fase di sviluppo. D'ora in avanti chiaramente diventano essenziali alcuni elementi. La farmacia, noi abbiamo capito, abbiamo visto in questi anni, ha cambiato completamente volto, è diventata un'altra cosa rispetto alla farmacia classica di 15, 20, 30 anni fa. E noi stiamo cominciando e abbiamo già cominciato a seguire questo nuovo indirizzo, questa nuova strada. Quindi quello che ci porterà questo piano di sviluppo, come i giornali, come le televisioni hanno evidenziato, è un nuovo modello di farmacia, completamente diverso dal passato, molto ma molto più attento, e qui voglio dire una cosa che ho sentito dire in giro, non brutalmente legato al business, ma sempre più vicino alle esigenze delle persone, sempre più vicino alle esigenze dei cittadini, offrendo naturalmente servizi che oggi le farmacie, a dispetto di come dicono alcuni, pensavano di offrire e che invece non stanno offrendo. Ecco, noi già ci siamo incanalati verso questa direzione e stiamo cominciando a dare questa grandissima attenzione. Quindi queste farmacie comunali diventeranno in realtà ancora più sociali di quanto non fossero prima, grazie a questa nuova socialità, a questa nuova attenzione ai cittadini. Questo per quanto riguarda i servizi. Per quanto riguarda invece l'organizzazione, è chiaro che queste farmacie stanno ripensando la loro organizzazione interna, sia il numero, sia la qualità, sia la quantità dei punti vendita, le modalità, le dislocazioni in modo particolare delle farmacie. Ecco, questi a grandi linee sono gli scenari che noi andremo a percorrere, o meglio, che il comune e l'azienda farmaceutica andrà a percorrere nel prossimo futuro.